Lorenzo Giovanchelli, allenatore dei Medici, un ex di questo incontro, un primo tempo difficile. Non so se abbiamo sbagliato l'approccio alla partita o eravamo troppo tesi. Purtroppo nel secondo tempo non siamo riusciti a recuperare, perché nel primo tempo c'erano veramente troppe cose negative. Siamo riusciti a rialzare la testa e alla fine forse ci meritavamo anche di prendere un punto, però purtroppo non è andata così. Sì, un buon finale, una Mischia alla fine forse superiore a quella del Calvisano, dopo aver sofferto per 60 minuti, però è mancato l'acuto per il punticino. E anche la Tusci nel primo tempo ha avuto qualche problema? Nel primo tempo sì, in fase di conquista non abbiamo preso un pallone lì, insomma diventa difficile giocare. Alla fine abbiamo avuto anche, penso, 3-4 touch lì vicino, buone opportunità per entrare, segnare lì con una meta, come ho detto prima, si portava a casa un punto, peccato e niente. Il punto era quello forse giusto che ci meritavamo quest'oggi dopo 80 minuti di incontro? Sì, penso di sì, perché insomma eravamo partiti con un'altra speranza, un'altra idea, però con il primo tempo diciamo ci ha compromesso un po' la partita e un punto ci stava, penso che ce lo saremmo meritati, insomma. E ora punta a capo a preparare ancora una settimana la partita alle Fiamme Oro, ricordiamo un 21-20 nell'andata che chiede ancora giustizia. Sì, infatti abbiamo la seconda in casa qua e niente, ripartiamo da martedì ora e prepariamo anche questa partita, insomma, visto che a Roma anche lì la vittoria è sfumata per un punto. Quest'anno un po' troppe partite, le abbiamo perse per 1, 2, 3 punti, insomma, vediamo, ora siamo un po' delusi, però insomma, ci può stare una sconfitta contro una squadra attrezzata così. L'unica cosa che dispiace è, come ho detto, il primo tempo, che è lì che ci ha tagliato le gambe, però insomma, ripartiamo dai punti positivi, dalla reazione e continuiamo a lavorare. Bene, in bocca al lupo.